Beh, direi un inizio spettacolare, perché davvero non avrei mai immaginato di poter sentire Spallicci, e soprattutto lo Spallicci del primo dopoguerra. Ci sono tutti gli ingredienti, i reduci, le bandiere, la caveia, il ritorno alla terra, tutti gli ingredienti di quello che è il regionalismo spallicciano in questa poesia, che poi più che una canta è una poesia, che è stata trasferita con questo ritmo veramente straordinario, che piacerebbe molto probabilmente anche a tante altre persone. Io mi auguro che a voi abbiate grande successo. Può dirvi qualcosa in proposito? Tra qualche mese uscirà il nostro album. Bene. Sì, sì. C'è già la fila al casello dell'autostrada. Noi avremo anche un'altra idea. Noi adesso partiamo col dialetto, ma poi vorremmo arrivare al tema delle sonorità legate alla cultura dialettale, sia quelle tradizionali sia le riprese contemporanee, e quindi fare un lavoro anche di recupero di quella che è una tradizione molto anche associativa e di scavo, che è molto presente su tutto il territorio dell'Emilia Romagna, non solo naturalmente quello romagnolo. Bene, ma detto questo, io naturalmente do il benvenuto a tutti i presenti e spiegare rapidissimamente di che cosa si tratta. Questa sera è una sera molto particolare, perché anziché fare la classica presentazione di uno dei nostri abituali dossier, che è stato dedicato alla regione e alle sue lingue, cioè alla tradizione dialettale romagnola, che è anche il frutto di una legge regionale di sostegno che il BC gestisce e di cui si dà conto in questa documentazione, quindi qui si capisce come sono stati anche spesi i quattrini della regione in questo campo, cosa che è assolutamente d'obbligo secondo me per chi amministra la risorsa pubblica. Però abbiamo voluto, diciamo, unire a questa occasione, che è un'occasione più di rendicontazione, qualcosa di diverso, e cioè andando poi a cercare a promuovere queste realtà dialettali. E io qui ringrazio Peppe Bellosi, che nel Consiglio degli IBC è stato il punto di riferimento per molti anni di queste ricerche, e continua naturalmente a esserlo non solo per la parte romagnola. Ecco, noi ci siamo resi conto che poteva essere il caso di creare un'occasione nella quale poeti e persone che riflettono sulla poesia della poesia odierna, contemporanea, scritta nei dialetti dell'Emilia Romagna, potessero incontrarsi, potessero anche in qualche modo dare un saggio di quelle che sono, che è il loro modo di poetare, di vedere il mondo. E crediamo che l'istituto abbia anche questa funzione, cioè che non è una funzione meramente, chiamiamola così, di conservazione di oggetti o di memorie, ma è anche quella di poi trasferire a livello intergenerazionale delle sensibilità culturali. Dovrebbe fare anche questo. Noi cerchiamo di farlo, naturalmente questo è un primo esperimento, vediamo cosa viene fuori, poi ci rifletteremo sopra, e abbiamo pensato di condirlo, devo dire che l'idea non è stata mia, ma del personale di IBC, che da questo punto di vista è straordinario, di produrre occasioni di questo tipo e di condirla anche con degli intermezzi musicali che rendessero questa serata una serata un po' desueta, molto meno abituale rispetto alle tradizionali, diciamo, conferenze o presentazioni, è qualcosa che alla fine possa lasciare degli spunti di riflessione e di sensibilità per tutti noi. Quindi io a questo punto diamo inizio alle danze, per così dire, e ringrazio, intanto loro saranno qui e rappresenteranno e ogni tanto, diciamo, interverranno con le loro incursioni musicali, e allora cominciamo appunto con Peppe Bellosi, che, diciamo, apre una riflessione, chiamiamola così, critica, con letture, con poeti che sono disponibili a dare il loro contributo.